Baden-Württemberg, Bruxelles, Germania, pochi giorni a Natale, siamo in Germania, gli stipendi in Germania sono molto più alti, quasi il doppio che in Italia, però costa tutto molto di più per l'italiano, il piteco, quello che è sempre seduto sul suo bel sediolone, sul suo bel culone, col suo PC che gira il mondo con Facebook, con Google Maps, giura. Quelli che fanno gli studi sono lì belli seduti, proprio. Qui costa tutto molto di più in Germania, ma stai scherzando. A parte che ho comprato un paio di cosine qua per i nipoti, giustamente, fa molto tutto di più. Listerine 1,95 euro. Sì, ma senza stare lì che le inquadri bene, gli dico il prezzo, non vogliamo perdere tempo. Listerine 1,95. Ah, scusa, ok, una cassiera là guadagna 1.800 euro al mese. Ok, un operaio 2007-2008. Quest'anno prendono un premio di produzione a Volkswagen di 4.500 euro, di 14esima, più la 13esima detassata. Stipendi medi di un operaio in fabbrica, proprio uno del cazzo che tira su, 2005-2007. Lasciamo perdere autostrade gratis, sanità, tutto. Però in Germania la vita costa molto di più. Ok, va bene, ok. Sensodyne 2. Tu te lo dico così senza che anche inquadri, se ci credono ci credono, se no va a fare Sensodyne 2 euro. Vieni qua. 0,39 di dentifrici, quelli. Questi qui, Sensodyne lì, quello sensitive dent. Andiamo, dai. Senza che stai lì a fare inquadrature. Tanto io dico tutto. Vabbè, deodoranti quello che costa di più è 1,50 euro. Andiamo di là. Andiamo, settore di qui. Andiamo di qui. Docce Schiem, Nivea, Dov, Robo. Quello che costa di più è 1,45 euro. Garnier Body in Italia so che costa 5 euro qualcosa, qui costa 2,95 euro. Perché la vita costa molto di più in Germania, ricordate? Guadagnano molto di più, ma per il culone flacido, ma la vita costa molto di più. Vedi. Questi sono i prodotti delle donne, qua ci sono qua quasi. Produzione donne qui 2,75 euro, Garnier per i coloranti 2,75 euro. Poi c'è Fruit cazzo in culo, 1 euro qualcosa qua avanti. 1 euro. Poi andiamo per papi, siamo che andiamo, vado per papi. Baby Kind per i nipoti qui. 0,70, 0,55 lì, quanto è 0,55? 0,55 prodotti questi. Pannolini dove sono? Andiamo dai pannolini a far vedere. Papis che rovina, Papis che va fino a soldo per risparmiare i pannolini. Pannolini migliori, un pacco di pannolini da 42, 4,95 euro. 4,95 euro. Prossima volta te li porto, papi. Ma perché qua sono poveri? No, ma qua sono poveri. Andiamo un attimo nella povertà. Ah, la bambola per la nipote, 3,90 euro. Andiamo nel settore per Beppe Pastorelli, che lui è un atleta o ricostituito. Anche per mia madre, che adesso gli prendo qualcosa perché. Bevande queste dietetiche lì, vitamina C, robo, 0,90 euro. Aspetta che qua c'è la scivola. Confezione di 60 capsule magnesio 400, 2,75 euro. Le stesse in Italia le prende mia madre, 15,90 euro. 2,75 euro, ma perché qua sono poveri, capito? E poi la benzina qua la paga 30 centesimi, vero? Sempre perché in Italia sono ricchi. Commessa guadagnerà 800-900 euro al mese, però sono ricchi. Ah, beh, qui la situazione di Beppe.
un chilo di proteine al 90%, roba che ero 14,90 euro. 19. Quanto è che costano queste qua? Mi sembra di avere 40, 50. Ah sì, le barrette multivitaminiche di proteine che ho, 0,49, 0,45. Queste le vedevo in palestra, costano un paio di euro. Quelle più professionali, queste 0,79, quelle che costano di più. 0,79, 35% di proteine. Zero. Ah, creatina 3.009, 9 euro. 9 euro. Confezione di uovo maltina, per uovo 3 euro. 3 euro. Confezione Isostar Energy Sport Power 0,90. Ok. 0,90. Vediamo se troviamo qualcosa d'altro, figa. Vabbè, poi vabbè. Di là ci sono i cioccolati che vedevo che comunque costavano meno della metà che in Italia. Lint. Vabbè, queste sono le vitamine C, 0,99. Multivitaminico robo, 1,95. Vieni qua un attimo. Questo è il top. Vai giù un attimo. Questi sono vai giù un attimo. Questi sono sicuro, non al 100%, perché li prendo anch'io per mia madre, mia zia, la vitamina C, così le prendo anch'io. Cioè le prendo anch'io, qui le prendo, perché non le prendo in Italia. Questo sono sicuro al 100%. Non in farmacia, ma all'Ocean, quei centri commerciali di così, costano tutte queste, cioè vitamina calcio, vitamina C, ferro più magnesio, costano tutti dai 4 ai 5 euro, tutti costano dai 4 ai 5 euro, quella che trovi di meno 3 me, anche dove al bene trovo, guarda i prezzi qua di quanto costano, 0,45, vieni qua, 0,45. 0,79, calcio 0,79, vitamina più calcio magnesio 0,79. Un saluto a tutti, viva l'Italia, l'importante è sempre stare lì belli seduti, sempre lì sul divanone, col suo bel culo placido, a spantegare, a credere, a pontificare, continuate così, siete i numeri uno, cioè siete i più grandi d'Europa, perché in Germania, guadagnano bene un operaio, 2003, gli stipendi sono molto più alti, ma il costo della vita, ma è molto molto più alto il costo della vita, il costo della vita è un terzo che in Italia. Costo della vita molto molto più alto. Aspetta un attimo che l'ho tenuto qua, forse già sono buttato via. Costo della vita molto più alto. Io e lui ieri sera, pizzeria qua, prezzo 15,50 euro. Ok, 15,50 euro, leggilo. Ok, vieni fermo. Costo più alto pizzeria qua. Qua, ti dico anche il posto, Kaiser Jobstraps Freiburg. Ok, allora 15,50 euro. Allora, una birra media al Papa, una Fanta media del segretario di Stato, due pizze al salame, di cui una pizza al salame era più peperoni e un dolce. 15,50 euro. Scusa, 15,50 euro. Ok, va bene? Ok. Auf Wiedersehen, Piteco. Continuate la Germania, l'egemonia. Fidarsi. Oh, fidarsi.